Il re è nudo, dice a gran voce il bambino alla folla dei sudditi, mentre passa il re, che effettivamente è nudo, ma lo vede solo il bambino che ha quel candore, quella ingenua verità che gli adulti, sottomessi, sudditi, non riescono più a vedere. Perché? Ma perché c'è un alabardo del re, non so, c'è un alfiere del re, che declama la bellezza dei vestiti del re che passa, no, di fronte al pubblico plaudente. E il pubblico plaudente si autoconvince che effettivamente il re non è nudo, ma è coperto da vestiti di broccato, di seta, di meravigliosi colori. Ma è il bambino che ha la verità, che ha il candore e l'umiltà del vero, dice col ditino: il re è nudo. Ci troviamo di fronte al re nudo, la finale di pugilato che si svolgerà in queste Olimpiadi spaventose, davvero inquietanti, un incubo vero, si svolgerà tra due strani esseri che hanno un volto maschile, ma che contiene anche in sé una speciale ferocia, che noi vediamo quando c'è uno che te vomena. Auguri. Ecco la fine di una disciplina in Francia 2024. Si chiamava pugilato femminile. È tornata, come ha detto un esperto di sport, è tornata agli uomini così come era prima.